L'editoriale, firmato dalla scrittrice Paola Mastrocola, riflette sul valore del tempo. Gli articoli sull'attività istituzionale sono dedicati alle nuove province e alla fase di decommissioning dei siti nucleari in Piemonte. Ampio spazio anche alla cultura, con la storia dei piccoli cinema e una panoramica sulle residenze sabaude. Completano la rivista numerosi articoli dedicati all'attività di giunta e consiglio e al fitto carnet di eventi e mostre in programma nei primi mesi del 2015.